Ma dispiace per Ugo, perché per noi è un giocatore importante, però io sono molto convinto che chi lo sostituirà farà molto bene, perché ci siamo allenati bene in questi 15 giorni, ci siamo preparati bene, la squadra sta bene fisicamente, mentalmente anche, perciò siamo pronti a giocarci questa partita. Secondo me è la squadra che è più propositiva, ha cambiato il sistema di gioco, ha dei giocatori secondo me anche come Ninkovic. Giocatori Ardemagni, sono giocatori insomma, di spessore. Una squadra molto organizzata dal suo allenatore che la prepara molto bene. Perciò è un'insidia, però noi facciamo la nostra partita, cercheremo di far bene. Dipende molto da noi. Secondo me deve essere il nostro atteggiamento che proponiamo in campo. Se noi ripetiamo il primo tempo di Lecce non dobbiamo avere paura di niente, di nessuno, nel senso ce la giochiamo con tutti. Campanello d'allarme sono i gol che abbiamo preso, troppi, negli ultimi due partite. E qui dobbiamo ritrovare un po' la compattezza di squadra. Quello che ci ha contraddistinto per arrivare a questo risultato è stato questo, compattezza e soprattutto la velocità di esecuzione nelle ripartenze ci ha portato ad avere sempre dei risultati importanti. Ecco, questo è. Noi dobbiamo ritrovare questo. Anche dopo la sconfitta di Palermo ho visto una tifoseria che, non, che ci ha aiutato, che nonostante abbiamo perso 3-0, ho visto che hanno accettato il risultato e hanno guardato avanti. Questo vuol dire che tra la squadra e la tifoseria c'è una buona unione da questo punto di vista. È chiaro che noi dobbiamo però continuare a fare risultati, perché sono sempre quelli che determinano il tutto, i risultati. Non c'è altra. Se tu fai risultato, la gente si appassiona di più, comincia a venire di più allo stadio, aumentano le presenze e lo testimonia dall'inizio a quello che stiamo. Perché tu hai fatto una serie di risultati. La continuità dei risultati ti porta poi che la gente comincia a credere nella squadra. E questo è molto importante.